A volte non serve andare in capo al mondo per trovare posti incredibili. Questo è il lago Pistono, un piccolo lago di formazione glaciale nel comune di Montalto d'Ora. Un paesaggio bellissimo, condito da una splendida vista del castello medievale di Montalto e da una natura incontaminata e pura. Questo lago è solo uno dei 5 grandi laghi che compongono questa zona, il risultato dell'erosione del ghiacciaio avvenuta durante il ritiro nel Pleistocene. Ma non è il lago il protagonista di questo video, malgrado sia magnifico, ma bensì un qualcosa di assolutamente atipico. Fidatevi, non avete idea di quello che sto per trovare, ma per scoprirlo vi chiedo di guardare l'intero video, perché stiamo per andare a scoprire qualcosa di unico. Per raggiungere tutto ciò dobbiamo percorrere un pezzo della via Francigena, districarci lungo ottimi sentieri fino ad immergerci in una natura autunnale bellissima. È un vero e proprio percorso naturalistico, costellato da ottimi punti esplicativi che ci danno notevoli informazioni su tutto quello che ci circonda. Non è però facile trovare la nostra destinazione, che purtroppo non è sempre ben segnata. Noi infatti dobbiamo seguire i cartelli che indicano il lago Coniglio, ma nella ricerca è facile imbattersi in piccole case abbandonate nel bosco, o rimanere abbagliati dal rumore delle foglie che cadono da alberi. Alberi dai colori sgargianti ed autunnali. Eppure la nostra destinazione non è così lontana. Infatti poco più in là troveremo un cartello che ci riporta sulla retta via. Ecco finalmente quindi un'indicazione chiara sulla nostra destinazione, le Terre Ballerine. Posto unico, magnifico, sono stranissime terre elastiche e morbide. Saltando su di esse sembra di essere su un letto eppure gli alberi tutto intorno si muovono a ritmo. Un luogo molto raro da trovare. Come nasce? Sul finire dell'Ottocento il lago Coniglio venne svuotato da un importante industriale per prelevare la torba per la propria industria siderurgica Pont-Saint-Martin. L'acqua dell'antico lago però rimane ancora sotto il terreno e le radici, rendendo l'acqua simile a un comodo materasso. Sul fondo dell'antico lago vennero pure trovati reperti risalenti all'età del bronzo, segni di un antico villaggio su Palafitte. Ma adesso vi farò vedere direttamente queste terre. Buona visione! Thank you.